Vorrei partire dalle parole di Pileri e ammettere il mio fallimento, perché dobbiamo dire che oggettivamente essere alla vigilia dell'insediamento di un governo del cambiamento per me è un fallimento non avere come primo punto lo stop al consumo di territorio. Io spero che magari lo inseriscano, no? C'erano voci che... Ma perché dico che sarebbe un fallimento? Perché ormai tutto quello che noi abbiamo da approfondire, analizzare, ce lo siamo già detto tra di noi tante volte, e il fallimento sta proprio nel fatto che forse abbiamo sprecato tanta energia utilizzando linguaggi che non hanno colpito veramente la politica e non siamo stati in grado in tutti questi anni, dal 2008 direi, forse anche dal 2002, perché io sono stato eletto sindaco sì a 30 anni con un obiettivo insieme alla mia giunta di avviare, comunque provare a gettare un sasso nello stagno, però non è successo nulla. E non è successo nulla proprio perché il passaggio di cui il nostro paese ha bisogno è un passaggio culturale, ma ancora prima un passaggio di comunicazione. Condivido tutto quello che ha detto prima Paolo. Vi racconto questo aneddoto per farvi capire perché è proprio lì la chiave. Io in 10 anni ho girato praticamente tutto il paese. Sono andato dalla Sicilia, dalla Sardegna, al Veneto, tante volte in Veneto, perché è stato davvero molto male, Piemonte, la Lombardia, Liguria, Valle d'Aosta, tutti. Centinaia di migliaia di chilometri. Convegni, assemblee, quindi comitato che ci chiamava per contrastare la grande opera, per contrastare la speculazione edilizia, e quindi grande movimento, nasce il forum Salviamo il Paesaggio, raccogliamo le firme, petizioni, quante ne abbiamo fatte? Tantissime. È accaduto un giorno invece con dei risultati molto scarsi, è accaduto invece un giorno, forse Minzolini, ve lo ricordate, il grande direttore del TG1? Gli deve essere scappata la programmazione di quella edizione del TG1, mi telefonano alle 4 del pomeriggio, siamo nel TG1, vogliamo venire a Cassinetta di Lugagnano per sentire che cosa avete fatto, perché c'è giunta voce. Arriva, mi fa un'intervista da una giornalista, gli spiego in pochissimi secondi quello che era concentrato, mi ero preparato, ho detto l'occasione di parlare al TG1, non è che capiti sempre, ero quasi convinto che non sarebbe andato mai in onda quel servizio. Va in onda il servizio alle 20:15 di una martedì sera, quindi prima serata. La mattina dopo il comune di Cassinetta di Lugagnano è stato inondato di telefonate, fax, persone, cittadini, giornalisti, tutti quelli che non avevamo intercettato in centinaia di convegni, chilometri, macine. 15 secondi al TG1 ed esplosa una piccola indignazione, perché la gente ci chiamava per dirci: ma non è possibile, allora si può davvero smettere di cementificare? Perché a me il sindaco mi diceva che aveva bisogno di fare quel piano di rottizzazione per fare la scuola materna, per fare la pista ciclabile, per dare servizio agli anziani, per costruire un futuro per i miei figli, no? Questo è quello che noi abbiamo raccontato e i politici hanno raccontato in tutti questi anni ai cittadini, perché parliamoci chiaro, tutto quello che è il risultato di questi anni è il risultato della volontà popolare che si è trasferita in uomini che hanno votato, alzato la mano nei consigli comunali e hanno deciso che qui veniva realizzato il centro commerciale, qui veniva realizzato il nuovo polo della logistica, là si faceva l'autostrada, in fondo alla valle si doveva organizzare la pista di atterraggio, no? Sono tutte decisioni politiche di persone, non è che noi abbiamo qualcuno sulla seconda terra che ci serve, che ha telecomandato, no, sono decisioni tutte a norma di legge, quasi sempre, decisioni prese da uomini sul suolo, che serve appunto per mangiare, non so ripetere le cose che ormai sono state dette, ridette e le conosciamo tutte benissimo. Siamo in un circolo vizioso, siamo in un circolo vizioso che per interrompere serve uno stratagemma, quello che ci permetta davvero di andare
15 secondi, magari anche un mezz'ora, alle 8 di sera nella casa degli italiani. Perché gli italiani queste cose le subodorano, forse vedono che il loro paesaggio si è trasformato, vedono che dove andavano in vacanza 50 anni fa non hanno più lo stesso paesaggio, non hanno più la stessa bellezza, riconoscono il proprio territorio o non si riconoscono più nel proprio territorio, ma ce l'hanno forse a livello, se non inconscio, lo danno quasi per scontato, deve andare così, è lo sviluppo, è il paese, dobbiamo dare posti di lavoro ai nostri figli. C'è stata una narrazione, è stato venduto agli italiani, agli europei direi, ma direi quasi forse a tutto il pianeta, no? Che l'economia, i bilanci, la tecnica, doveva e deve forzare la vita delle persone. Perché poi alla fine questo è. Cioè, le nostre vite, perché l'ambiente che noi ci costruiamo è l'ambiente in cui viviamo le nostre vite, sono state forzate dal profitto, dall'avidità, spesso dall'avidità anche dei politici, dalla smania di avere il potere, dalla necessità quasi considerata come una impellente, un bisogno fisiologico di andare avanti, di crescere, di svilupparsi in tutte le direzioni. E questo, tra l'altro, vorrei rimediare a quello che ha fatto Pileri nel suo intervento, no? Il Papa, no? Ha fatto un'enciclica che poi tutti i politici citano ultimamente. Ma non leggono. Sì, forse la leggono. Sì, ma no, io l'interno non le leggo. Un'enciclica del Papa che sembra quasi scritta da Alexander Langer, lui l'ha smentito, però secondo me si è ispirato un po' da Alexander Langer. Papa dice dobbiamo tutelare il creato. Tra l'altro questo sta scritto nella Bibbia, ma sta scritto anche nel Corano, sta scritto in quasi tutte le sacre scritture che bisogna tutelare il creato. Forza. È quello su cui noi viviamo. Però ho cercato anche non farti fottere dalla tecnologia. C'è anche non farti fottere, ma quello non so se dalla tecnologia. No, assolutamente. Credo che la tecnologia è la nuova finanza travestita. Questo c'è scritto, E quindi che cosa dobbiamo fare oggi noi? Io credo che l'unica cosa che ci dobbiamo inventare è, insieme alla richiesta di poter avere la legge sullo stop al consumo di territorio approvata in pochi giorni, perché se non l'hanno messa nel contratto io spero che ci ricevano dopo l'insediamento per portarla immediatamente in approvazione, perché io me l'aspetto, anzi penso che sia doveroso, perché un 30-40% dei convegni e delle lezioni, delle illustrazioni che abbiamo fatto in tutti questi anni sono state fatte proprio al Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle a me mi avrà chiamato, non so, 40-50 volte a Roma, a Torino, a Milano, no? Spiegaci come anche noi vogliamo fare, stop al consumo del territorio, per noi è un obiettivo importante, quindi sono sicuro, sicurissimo, lo chiederemo subito, che la legge vada avanti. La seconda cosa che dobbiamo fare è avere uno strumento di lungo periodo che però non è una legge ma è la scuola. Cioè, noi dobbiamo davvero incominciare a far fare ai nostri ragazzi, ma non soltanto a quelli degli elementari, perché le slide, quelle della lettiera, mio figlio ha 12 anni, io le ho ripassate 3-4 anni fa in quinta elementare, no? Mi dice papà, vediamo, quindi in quinta elementare, fino alla quinta elementare le fanno queste cose, mi viene, no, il fagiolino, e dalla seconda, terza media basta, alle superiori niente, no, non si va in profondità proprio sui gli elementi fondamentali necessari per vivere bene, incomincia a subentrare la ricerca del posto di lavoro nel modello di sviluppo che ci è venduto come unico e possibile. E quindi si sposta tutto sulla tecnica, sull'economia, e si perde di vista il lavoro più importante, che deve essere quello appunto di tenuta in equilibrio di un pianeta, di un paese, di una valle, in un equilibrio che sia dal punto di vista della qualità della vita bello, non forzatamente subito, perché noi siamo dalla mattina alla sera strattonati. Io vengo dalla provincia di Milano, quindi non so se anche penso che anche qui i ritmi non siano, però siamo strattonati da un sistema di
infrastrutture che ci obbliga ad utilizzare l'automobile, investimenti che vanno tutti nella direzione del consumo di energia fossile e di prodotti dal supermercato, e scarsamente indirizzati verso infrastrutture invece utili per la nostra qualità della vita. E se davvero noi domani sera o stasera alle 20:15 avessimo Paolo Pinelli che spiega quanto costa fare una pista ciclabile, quanto costa fare un chilometro di autostrada, quali sono i benefici dell'attività fisica, quali sono i malefici invece del... Io credo che dopo domani, dopo 24 ore, ci potrebbe essere una seduta istantanea del Consiglio dei Ministri o del CIPE in cui si stanziano, no, i 26 miliardi di euro del TAV per trasportare a 300 km all'ora bottigliette d'acqua e per fare il vento, per fare una rete di piste ciclabili attorno alla Sardegna, utilizzando magari i percorsi che noi abbiamo abbandonati delle vecchie ferrovie, abbandonando, recuperando tutte quelle bellezze che noi abbiamo a disposizione e che non sfruttiamo perché costa fare e le risorse devono andare invece in opere che sono fortemente volute da determinati piccoli settori della nostra economia e fortemente invece soltanto immaginati da piccoli sognatori che appunto si immaginano un modello diverso per il nostro paese. Lo sforzo che noi dobbiamo fare è far nascere agli italiani anche un po' il sentimento di vergogna, forse, perché con la politica, con le illustrazioni soltanto legate alla, come dire, all'attualità, non riusciamo a far crescere un sentimento di... Cosa ci direbbe oggi Goethe se dovesse arrivare in Italia? Arriva dalla Germania per farsi il suo viaggio in Italia, sono lì a calci, no? Goethe, in una sua bellissima novella si parla poi di Mignon che chiede di essere portata laddove, portami nel paese dove fioriscono i limoni, in Italia venivano a curarsi, eravamo il paese della bellezza, no? E oggi che cosa... Le vie del Brenta con capannoni a destra e a sinistra, l'agro romano completamente cementificato, che cosa ci racconterebbero gli scrittori oggi del nostro paese? E gli italiani un po' non si vergognano di quello che hanno lasciato accadesse in maniera così, no? Passiva. Forse occorrono questi strumenti di comunicazione e noi come comitati, come piccola minoranza spaluta in questo paese, dobbiamo trovare il modo per arrivare al cuore degli italiani con un linguaggio un po' più, talvolta un po' più semplice, filmato indicativo, no? Della semplicità che a volte, magari lasciando perdere un po' le scorciatoie della politica politicante. Io ammetto di aver fatto parte, per quanto no, un piccolo comune di 1800 abitanti, però io ho fatto politica per 10 anni, io sono un consigliere comunale, ho fatto una campagna elettorale per le elezioni europee, quindi mi sento già vecchio da rottamare pure io, però mi rendo conto oggi, facendo un piccolo bilancio di questi ultimi 15 anni, che quella è una scorciatoia della politica politicante che ha fatto perdere di vista poi il progetto di lungo periodo, di cui forse oggi in Italia si sente un gran bisogno. Su quali interventi vogliamo investire? Ancora sul mattone, perché si sente parlare ogni tanto di piano casa, ancora sul rilancio dell'edilizia. Uno degli attori fondamentali del nostro forum oggi è, io non ci credevo quando l'abbiamo visto a venire al nostro tavolo, la Fillea CGIL, il sindacato degli edili, fa parte del forum Salviamo il Paesaggio. Uno dice, ma che c'entra? C'entra per le cose che si diceva poc'anzi. Gli edili, chi lavora nel settore dell'edilizia, ha capito che se si vogliono recuperare dei posti di lavoro, non bisogna investire nel consumo di territorio, ma investire sul recupero dell'esistente. È semplice buon senso. Non bisogna investire nelle grandi opere, ma bisogna investire nelle piccole opere, nelle piccole operazioni che permettono ai cittadini di vivere bene e di realizzare quelle opere, perché poi tra l'altro noi siamo paradossalmente in una situazione in cui quelle grandissime opere che sono vendute agli italiani come il sogno che ci farà arrivare chissà dove non sono state neanche realizzate, sono soldi là, no, congelati, e quindi non sono stati neanche portati a casa quei pochi posti di lavoro che magari potevano arrivare, e non si sono realizzati i piccoli interventi di cui il nostro territorio ha bisogno.
manutenzione delle strade, io ho visto delle strade arrivando, ragazzi, no? Strade esistono, manutenzione delle strade, buche, voragini che si aprono, no? Marciapiedi, fognature, l'80% dei comuni italiani è sottoposto al rischio di dissesto idrogeologico, forse bisogna fare un interventino. Dobbiamo mettere in ordine tutti i nostri centri storici. Dobbiamo investire nel turismo, ve lo ricordate il video di Rutelli, no? I am Italia, I come to visit Italy, no? Con il suo, sembrava appena votato Alberto Sordi. Invece pare che il 94% abbia votato contro la Fornero. La Fornero, sì, la Fornero era lì perché era... Quindi non si mette in attenzione il paese. Certo. Gli strumenti per decidere dove andare ci sono, ma purtroppo, per fortuna, sono nelle mani degli italiani. Gli italiani che cosa vogliono per sé e per i loro figli? Fino ad oggi hanno voluto quello che è stato realizzato, perché il meccanismo del consenso ha portato a questo. La responsabilità non sono soltanto degli italiani, perché io non accetto comunque, no, coloro i quali dicono gli italiani. Qua abbiamo un 48% dell'analfabetismo funzionale, quindi qua ritorno al discorso di investire sulla scuola in maniera un po' più massiva. Però c'è una classe dirigente, ci sono comunque delle elite culturali che dovrebbero indicare la via d'uscita a questo paese. E su questo occorre uno sforzo collettivo, il più possibile collettivo, e soprattutto basato su un atteggiamento meno, e chiudo, meno come dire, di quelli che la sanno più lunga degli altri e dicono dovete fare così, no? Cioè, voi non capite niente, dovete venire qua, noi sappiamo che... No, non funziona. Su questo chiudo proprio con le parole di un grande ambientalista che era Alex Langer. La conversione ecologica del nostro paese, del nostro continente, può avvenire soltanto se viene desiderato socialmente dai cittadini. Cioè, sono i cittadini che devono crescere. Noi dobbiamo aiutare a crescere, ma non si può tirare una mazzata in testa e dire non capisci niente, bisogna fare così. No, non funziona. Occorre un lavoro di crescita dal basso, culturale, che coinvolga tutti quanti, coloro i quali hanno una piccola o grande responsabilità. Non a caso, secondo me, Papa Bergoglio ha fatto questa enciclica, perché dice va portato in ogni angolo in cui si formano le coscienze delle persone un messaggio che ha come nodo centrale la tutela del creato, o io, la tutela dell'ambiente, del pianeta, perché è da lì soltanto che si può riuscire ad arrivare al quarto millennio, perché secondo me a metà di questo millennio, andando con i ritmi che anche se siamo a 3 metri quadri al secondo, poi dopo vedremo quanti saranno alla fine i metri quadri consumati durante questo convegno, non ci arriviamo al 2050, non ci arriviamo, saremo 9 miliardi nel 2050, noi oggi abbiamo 3.000 metri quadri a testa, nel 2050 ne avremo 1.800, nel 2100 quanti ne avremo? Quindi 3-4 generazioni, poi dopo incomincerà davvero la guerra per la terra, che è già incominciata, perché il processo di accaparramento delle terre riguarda anche il nostro paese, è avanti un bel po', anche perché nel nostro paese e in Europa sono concentrate gran parte delle terre coltivabili sul nostro pianeta. C'è una slide che non riesco a proiettare, però si vede. C'è l'Europa, la Russia, pezzo della Russia, poi qualcosa in Africa, America Latina, il Canada. Noi siamo, l'Europa è strategico come continente, forse però, infatti qualcuno con la Commissione Europea fissando il 2050 ha provato a lanciare, no? Però non è che è molto seguito dalla politica, perché gli oneri di urbanizzazione che prima Paolo diceva il 31 dicembre 2017 e poi dopo, io non so se non arriverà la manina classica che ci dirà si potranno rimettere gli oneri di urbanizzazione sul bilancio corrente dei comuni. Tutti gli anni arriva, ed è ANCI che la chiede, perché è l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia che chiede di mettere gli oneri di urbanizzazione, aprire la possibilità di mettere gli oneri di urbanizzazione sulla spesa corrente. Quindi sindaci, che quindi torno all'origine, noi. Grazie.